Presentata la terza edizione del Premio Architettura il 9 giugno alla Palazzina Reale di Piazza Stazione, la cerimonia di premiazione con la mostra dei progetti vincitori. La Biblioteca Pietro Leopoldo compie mezzo secolo di storia, ma guarda al futuro sbarcando su YouTube. Dal 20 novembre al 9 gennaio 2022 Arezzo torna ad essere città del Natale. Domenica 21 novembre la rievocazione storica della Battaglia di Montaperti con mercato di arti e mestieri, giochi medievali e cortei storici di Firenze e Monteriggioni. Premio Architettura parte il bando iscrizioni al via dal 3 dicembre. Dopo 2 anni di pausa a causa del Covid torna il Premio Architettura, nato per stimolare la riflessione intorno all'architettura contemporanea, protagonista delle trasformazioni del territorio. Il premio, che ha già mostrato la possibilità di rigenerare spazi urbani con budget minimi e buone idee, è promosso da Consiglio regionale della Toscana, Ordine degli Architetti di Firenze e Pisa, Federazione degli Architetti della Toscana, Fondazione Architetti Firenze e ANCE Toscana, con il patrocinio del Consiglio nazionale degli architetti. Le iscrizioni al bando, reperibile online sul sito Premio Architettura Toscana, si apriranno alle 12 del 3 dicembre del 2021 per chiudersi alla mezzanotte dell'11 febbraio 2022. L'abbiamo voluto fortemente nella scorsa legislatura, l'abbiamo confermato anche in questa, perché penso che disegnare il futuro passi dalla capacità di saper ripensare anche i nostri territori, perché vuol dire funzionalmente ripensare il modo di vivere delle nostre comunità. È bello che questa iniziativa viene fatta insieme a tutti gli ordini degli architetti, a loro va un grande grazie, a partire dall'architetto Barni che guida questo lavoro. Credo che il futuro passi attraverso la capacità di saper ridisegnare i nostri territori. E qui una sfida importante che tiene insieme l'ambiente, tiene insieme lo sviluppo del nostro territorio, il riutilizzo dei nostri spazi, e penso che su questa sfida si giochi la Toscana del futuro. Io sono particolarmente contento, in linea con quello che è il lavoro che ho voluto dare a questo consiglio, e ci sia una sezione dedicata ai giovani, perché sostenere chi investe sul proprio futuro e scommette sulla propria professione deve essere una delle linee guida che noi portiamo avanti all'interno di questo consiglio. E mi farebbe piacere in questa iniziativa che stiamo lanciando di Toscana 2050, dove si va a ridefinire quale sarà la Toscana dei nostri figli, che all'interno della commissione, del gruppo che lavorerà, ci sia anche qualcuno che possa rappresentare il punto di vista degli architetti, perché credo che attraverso i loro occhi si possa saper leggere meglio quello che accadrà anche domani. Il patto è rivolto alle opere realizzate in Toscana nei 5 anni precedenti alla pubblicazione del bando. Possono essere candidate al premio opere realizzate da singoli architetti o in gruppo, da dipendenti pubblici o privati. Il premio si articola in 5 categorie: opera prima, opera di nuova costruzione, opera di restauro o recupero, opera di allestimento interni, opera su spazi pubblici, paesaggio o rigenerazione. Il premio non dà nessuna linea di indirizzo, dà solo delle categorie che sono opera, sono la categoria nuova costruzione, la categoria per restauro e recupero, allestimento e opere di interni, spazi pubblici, paesaggio e rigenerazione, e la categoria opera prima, che è la categoria per i giovani architetti sotto i 40 anni, che è una categoria onnicomprensiva e che è l'unica categoria che ha un premio di 5.000 euro in denaro. Le altre, diciamo, sono solo di prestigio. Il presidente di ANCE Toscana, Stefano Frangerini, ha parlato di un sistema delle imprese in trasformazione e ha ricordato che le caratteristiche del mercato richiedono più che mai imprese qualificate, organizzate e strutturate, in grado di seguire gli aggiornamenti della tecnologia, inserendoli nella nostra tradizione e nella nostra cultura architettonica. La rete delle imprese di costruzione vuol dare il proprio contributo alla ripresa dell'Italia e soprattutto ad una ripresa che sia realmente ad alta sostenibilità. ANCE rappresenta le imprese che assieme alla committenza e ai progettisti sono la parte fondamentale della catena del costruire, e soprattutto della qualità del costruire, che credo che mai come in questo momento ci si sia accorti dell'importanza anche della qualità del costruire, che viene chiaramente dopo una qualità del progetto. E a proposito di qualità, proprio in questi giorni noi stiamo assistendo anche a questo dibattito sui super bonus, i vari incentivi fiscali, che appunto tendono a migliorare la qualità del nostro abitare, delle nostre case, che è notoriamente una qualità oggettivamente con alcuni problemi. E il premio può essere anche un'occasione appunto per dare un premio alla qualità non solo del progetto, ma alla qualità complessiva dell'edificato.
L'architettura è fondamentale nella creazione del volto futuro della Toscana, ha dichiarato il presidente dell'Ordine degli Architetti di Firenze, Pier Matteo Fagnoni, che ha ribadito l'importanza di un lavoro sinergico fra tutti gli ordini della Toscana per intensificare la presenza sul territorio. Il premio Architettura Toscana è un momento di confronto che il Consiglio regionale della Toscana, insieme agli ordini degli architetti della Toscana, quindi la Federazione Toscana, l'Ordine degli Architetti di Pisa, l'Ordine degli Architetti di Firenze e la Fondazione Architetti, organizza per dare un'opportunità ai colleghi di dare un po' il meglio di quelle che sono le proprie conoscenze in ambito di progettazione, quindi per provare a fare dei nuovi interventi che siano in questo caso premiati e valorizzati sul territorio della nostra regione. Il 9 giugno alla Palazzina Reale di Piazza Stazione si terrà la cerimonia di premiazione e sarà allestita anche la mostra dei progetti vincitori. Da settembre 2022 i lavori saranno esposti in tutta la Toscana. I 50 anni della Biblioteca Pietro Leopoldo. La Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo compie 50 anni e li festeggia con un video e lo sbarco su YouTube. Per promuovere la biblioteca è stato realizzato un video a cura di Fondazione Sistema Toscana che sarà distribuito sulle principali piattaforme. Il compleanno è anche l'occasione per un ulteriore passo importante, l'apertura del canale YouTube della biblioteca. Non è il modo per ricordare il passato, ma è il modo per guardare al futuro, un modo con cui noi vogliamo aprire sempre di più le porte del Consiglio regionale ai cittadini. Dal 2018 al 2021 ci sono stati 24.000 accessi di cittadini toscani alla possibilità di conoscere, di comprendere meglio, e questo soprattutto per i più giovani è un grande valore che noi mettiamo a disposizione. Tante le monografie che abbiamo realizzato, tanti i documenti che mettiamo a disposizione. Consentitemi di ringraziare tutta la struttura, a partire dalla dottoressa Guerini, tutti coloro i quali lavorano con impegno, passione e dedizione a fare di quel luogo un luogo della conoscenza, e più un cittadino conosce più è libero, e credo che questo sia il grande valore di questo momento, che è un momento che però vuole guardare al futuro, che vuole lanciare iniziative nuove, lavorare tanto sul digitale, dare la possibilità anche da remoto il più possibile di avvicinarsi a tutto il materiale a nostra disposizione. Davanti a noi abbiamo lo sforzo di rendere ancora più moderno questo spazio di cultura, e dove c'è cultura e dove c'è conoscenza c'è libertà. Quest'anno festeggiamo 50 anni di attività della Biblioteca Consiliare, festeggiamo anche 5 anni nella nuova sede di Piazza dell'Unità in Palazzo Cerretani. Ci fa molto piacere festeggiare insieme ai cittadini, come sempre, questo momento, e lo facciamo con un progetto che è stato per noi molto impegnativo, ma ci sta dando anche moltissime soddisfazioni. Il progetto si intitola Biblioteca della Toscana, un video, una storia. Abbiamo deciso di lasciare la parola agli utenti, chiedendo a loro di raccontare la biblioteca in qualche modo, in modo da avere un riflesso di ciò che la biblioteca è attraverso le loro parole. E ne sta uscendo un ritratto a più voci molto significativo e anche molto gratificante per noi, quindi davvero grazie a chi ha partecipato. Abbiamo realizzato quindi 73 video suddivisi in interviste con 6 brevi domande e in testimonianze. Con l'occasione lanciamo il nostro canale YouTube. La biblioteca nasce nel 1971 in Palazzo Panciati, che ora Palazzo del Pegaso, in via Cavour 4 a Firenze, con una piccola collezione di testi giuridici ad uso degli utenti interni. Dopo vari spostamenti, nell'82 a Palazzo Bastoggi e nel 92 a Palazzo Gerini, negli anni 2000 la biblioteca si amplia. Nel 2002 il Consiglio regionale, su proposta dell'allora presidente Riccardo Nencini, accoglie la donazione di circa 15.000 documenti, tra libri, opuscoli, ritagli, da parte di Giorgio Mugnaini, studioso di storia locale. Si intende così dare vita a una struttura documentaria che sia strumento di promozione della conoscenza del territorio e della cultura locale. Nel 2004 nasce così la Biblioteca dell'Identità Toscana. Nel 2015 si unisce a quella della Giunta, dando vita ad un'unica grande struttura documentaria che diviene il punto di riferimento di tutto il patrimonio bibliografico della regione. Gli utenti iscritti attualmente sono 7.040, di cui 700 enti e 6.340 cittadini. Abbiamo più di 7.000 iscritti, e un dato rilevante è che
il 42% di questi sono ricompresi nella fascia d'età fra i 50 e i 69 anni e il 31% nella fascia successiva, dai 70 agli 80. A dimostrazione che davvero poter fruire in maniera gratuita della cultura, dei libri, delle riviste giuridiche, di tutto il materiale che c'è nell'ambito della biblioteca sull'identità toscana e quindi su tutto il territorio della Toscana, è proprio un bene collettivo di fondamentale importanza, è un bene di cui la cittadinanza ha bisogno e non solo quindi nel periodo di formazione, nel periodo universitario, ma anche nei periodi successivi della vita, proprio per continuare la formazione professionale e addirittura dopo, probabilmente quando le persone sono in pensione, vengono volentieri da noi proprio per continuare a tenersi aggiornati o comunque trovare materiale che possa essere di loro interesse. Ad Arezzo torna la magia del Natale. Tutto è pronto per rivivere Arezzo Città del Natale. Un'intera comunità si mobilita per riproporre in grande stile l'iniziativa che vive in uno dei periodi più belli dell'anno. Dal 20 novembre 2021 al 9 gennaio 2022 ogni fine settimana torna la manifestazione che tanto successo ha riscosso negli anni passati, fino allo stop forzato di un anno fa. Saranno tantissime le attrazioni che scandiranno l'attesa del Natale, accompagneranno l'inizio del nuovo anno. Il chiostro delle meraviglie con l'eccellenza dell'artigianato locale, installazioni luminose, la ruota panoramica, il mercato delle meraviglie gastronomiche, presepi originali nelle chiese e molte iniziative speciali e collaterali, tutte dedicate al tema della meraviglia. Arezzo Città del Natale è uno dei momenti centrali dell'anno per la comunità aretina e questo sia perché richiama moltissime persone a visitare questi luoghi così preziosi in questo periodo magico dell'anno, ma anche dal punto di vista delle opportunità che vengono offerte ai giovani in un momento che è difficile anche per risvolti occupazionali, come sappiamo. In questo momento lavoreranno circa 60 ragazzi e anche questo è un dato importante. Posso dire che tutto è stato organizzato ovviamente rispettando le norme sulla sicurezza contro il contagio e quindi c'è stato un riadattamento, ma il cuore delle varie iniziative che ci sono sempre state per la città del Natale c'è e dobbiamo ancora di più far conoscere la nostra Arezzo perché è veramente straordinaria. Il format è ormai consolidato, con tutte le attrazioni che vanno dal Parco del Prato a Piazza Grande, da Piazza Risorgimento a Piazza San Jacopo, con le iniziative con artisti di strada, installazioni fisse, il coinvolgimento delle associazioni locali, sbandieratori, musici della città di Arezzo. Siamo alla sesta edizione della Città del Natale, riparte in pieno, nel senso che con tutte le misure di sicurezza necessarie, previste e doverose, riparte come l'avevamo lasciata nel 2019, quindi con tutte le attrazioni che vanno dal Prato a Piazza Grande, a Piazza Risorgimento e Piazza San Jacopo, con tutte le iniziative con artisti di strada, con installazioni fisse, con il coinvolgimento di associazioni locali, quali sbandieratori, musici della città di Arezzo. E vediamo di ritornare ai fasti che erano del 2019. I presupposti sono ottimi, le richieste, le prenotazioni sono già piuttosto numerose, anzi molto numerose, quindi siamo molto fiduciosi che, fatto salvo eventuali nuovi e non augurabili sviluppi a livello pandemico, questa città del Natale avrà il suo bel perché. Rivive la battaglia di Montaperti. La battaglia di Montaperti rivive la sua storia tra passato e presente. La rievocazione della pace stipulata a Castel Fiorentino nel 1260 tra la Siena Ghibellina e la Firenze Guelfa andrà in scena domenica 21 novembre con la partecipazione dei cortei storici di Firenze e Monteriggioni. 75 figuranti in costume medievale percorreranno le vie del centro storico basso e alto di Castel Fiorentino a partire dalle 15.30 fino a raggiungere il mercato medievale in piazza Kennedy e dirigersi in piazza del Popolo, dove i cortei e le rappresentanze istituzionali daranno vita alla cerimonia
solenne della firma del trattato di pace, preceduta dal suono squillante delle chiarine. È assolutamente un momento di storia importante, tra l'altro citato da Dante, quindi in un anno anche particolare per ricordare Dante, e soprattutto si ribadisce a Castel Fiorentino ci fu la firma del trattato di pace, e quindi un modo per rievocare le tradizioni, per ricordare la storia, ma anche per riassaporare e rivedere una parte importante del nostro territorio. E Castel Fiorentino da tempo sta rivitalizzando il centro, le proprie tradizioni, e questa è un'occasione in più, una manifestazione in più che riuscirà a attirare anche persone da fuori, perché sarà una grande occasione per la rievocazione storica, per stare a Castel Fiorentino. C'è il mercatino, ci sono una serie di iniziative importanti, e quindi sarà una bella occasione per visitare un borgo della nostra Toscana e ricordare la profonda e lunga storia della Toscana. Questa è una tappa importante per la valorizzazione di un evento che sta nel solco della storia di Castel Fiorentino, ma è un evento che caratterizza la storia e la natura, direi, della toscanità, perché avviene dopo quella che è stata la battaglia più importante del Medioevo e nella dialettica tra Guelfi e Ghibellini, che è la battaglia di Montaperti, quindi tra Siena e i suoi alleati e Firenze e i suoi alleati. E proprio dopo quella battaglia, il 25 novembre 1260, a Castel Fiorentino, in quella che adesso è la Piazza del Popolo, dove ha sede il municipio, in una loggia di quella parte del comune, si tenne fu redatta la pace, diciamo, tra Firenze e Siena, ed fu una pace foriera di una serie di cambiamenti e di equilibri che poi hanno determinato la storia successiva della Toscana.